Sei uno dei volti più amati della televisione italiana. Ci sono dei momenti nella tua carriera che puoi definire indimenticabili? Ma per la verità tutti, perché poi ogni cosa che si fa la si fa come se fosse sempre la prima e l'ultima cosa della nostra vita professionale. Quindi ci sono dei momenti dove evidentemente ci sono stati dei salti di qualità per le cose fatte, ma io sono sempre un po' controcorrente, quindi ricordo quelle andate meno bene, perché sono i figli che sono usciti meno bene di altri. Però certamente l'intervista con Siga, il Festival di Sanremo, alcune trasmissioni di Mediaset, sono tanti, però direi quasi tutti quelli andati meno bene. Dai tuoi inizi a oggi, diciamo, hai un po' vissuto tutte le trasformazioni della televisione Sì. italiana. Cosa ti ha colpito di più di questi cambiamenti? Qual è la differenza principale che vedi? Beh, la mancanza di un talento che è andato via via scemando, trasformandosi in un'altra cosa, e oggi è più facile arrivare rispetto ai nostri tempi. Mi sento Garibaldi in questo momento. Però è anche molto più facile sparire rapidamente, basta spegnere il telefonino. Nella tua carriera c'è anche un film, diciamo, autobiografico, Ogni lasciato è perso. Sì. Che ricordo hai di È quell'esperienza? un'esperienza dolorosa perché non è venuto quel film come avrei voluto. Io mi sono, come dire, rimesso al volere della corte. In quel caso era il produttore che, avendo un'esperienza superiore alla mia, mi ha fortemente condizionato su come gestire l'intero film. Quindi riconosco il dolore di averlo fatto, riconosco i primi 15 minuti, riconosco anche gli ultimi 15, ma non riconosco tutta la parte centrale del film, che è stata un po' manomessa, diciamo così, ma in buona fede, non è che c'è stato un vero e proprio complotto. Però avessi fatto di testa mia, perlomeno sbagliavo con la mia testa. Mi piacerebbe riprovare a cimentarti nel cinema. Ma non lo so, il cinema mi è servito per migliorare meglio la televisione. Dal momento in cui ho fatto il cinema, ho capito che la televisione doveva essere fatta con maggiore attenzione, maggiori dettagli, maggiori luci, maggiori costumi, anche arredamenti, perché tutto quello che è bello e viene ripreso diventa più bello. Io ero abituato a una televisione sporca per la strada, una televisione dove l'importante era il contenuto e non la forma. Invece la forma è contenuto, la contenuto è forma, e dopo quel film magicamente ho migliorato le mie performance televisive, quindi è servito. Però un altro film lo vedo molto difficile, anche perché ci vuole un anno a scriverlo, poi ci vogliono 2 mesi, 3, 4, dipende dai soldi a girarlo, e poi ci vogliono 2, 3 mesi a montarlo. Quindi quando il film esce, a me mi esce già dalle orecchie, non solo dalla sala. Capito. Parlando di cinema, posso chiederti che spettatore sei? Cosa ami guardare? Ma io guardo un po' di tutto, anche se ultimamente il cinema è in ribasso e si va poco al cinema, bisogna tornarci, le pellicole le vediamo più a casa. Io mi sono costruito un cinema in casa, cioè ho messo un grande muro bianco, l'ho dipinto di una polvere adeguata per la proiezione, e con un proiettore vedo dei film. Mi piacciono i thriller, mi piacciono le commedie. Mi piacciono anche quei film in costume, perché magari sono un po' noiosi, però vedere i dettagli di come vengono ripercorsi i periodi storici attraverso i vestiti, attraverso gli accessori, gli arredamenti, mi piace molto perché è un lavoro di grande ricerca, cioè non comincia con la manovella che gira, ma parte magari anche 6 mesi prima, perché il dettaglio è tutto. C'è un film che magari definiresti il film della vita. Ma io l'ho detto più volte, il mio film della vita è Blade Runner, perché mi ha aperto un mondo di musica abbinata alla struggente storia, quel mondo un po' visionario di Ridley Scott, che ha influenzato poi la mia vita professionale. Non che io abbia cercato di scimmiottare il grande regista, però quel film per tanti motivi l'ho rivisto, l'ho rivisto, l'ho rivisto tante volte, e quando è uscito il sequel, beh, niente a che vedere. Sono i tuoi miti.
Ma guarda, i miti sono sempre quelli che non ci sono più. Quindi, parlando di televisione, ovviamente da Paolo Villaggio in assoluto, che è stato il mio vero e proprio riferimento culturale e poi anche un'amicizia abbastanza profonda nel corso degli anni. Walter Chiari, perché era un istrione molto forte, l'ironia ovviamente di Vianello e Tognazzi in televisione, e direi che questi sono sicuramente le figure più interessanti, però poi ci sono anche i registi, cioè Nanni Loi, che è stato l'importatore della Candy Camera in Italia, era un mio caro amico, l'avevo messo anche in un mio programma, mi piaceva molto come girava e come interpretava il personaggio stralunato. Sono tanti, il problema è che questi non ci sono più e non ci saranno mai più.